Ogni paese, ogni nazione ha il suo approccio originale all'infosfera, che è l'ambiente connesso ad internet. Israele è un paese che ha poco più di 60 anni, ma è stato dichiarato e definito la Startup Nation. Le startup sono quelle aziende, quelle imprese nate in e con internet. Anche Google e Facebook sono state all'inizio delle startup. Israele è nata nel deserto, nei luoghi simbolici della Bibbia. Come le start-up ha dovuto affrontare enormi difficoltà ambientali, politiche, geografiche e militari. Ogni costruzione, impresa, azienda, città è stata costruita grazie al superamento di enormi difficoltà, dalla mancanza di acqua alla difesa dei confini nazionali. Ma è proprio grazie a queste difficoltà e alla volontà di superarle che si è sviluppata un'industria tecnologica di livello ben superiore a tutte le altre nel mondo, seconda solo agli Stati Uniti nel settore dell'agricoltura e militare. Israele e il popolo ebraico hanno fatto tesoro del passato, anche dei momenti più drammatici vissuti nel secolo scorso, per sviluppare lo spirito di resilienza, senza mai perdere la memoria, consegnandola al passato, ma guardando al futuro. La resilienza è la capacità dell'uomo di ricostruirsi e rinascere facendo tesoro delle esperienze negative e dei traumi vissuti, che diventano parte integrante del nuovo essere e dei nuovi progetti. Le start-up digitali, infatti quelle nate su internet, spesso falliscono, ma è proprio su questo fallimento che gli investitori immettono più capitali. 5.000 startup su soli 7 milioni di abitanti hanno fatto exit, cioè sono uscite da Israele e sono diventate mondiali. Uno dei maggiori successi della Startup Nation è nel settore tecnologico, militare e della sicurezza informatica. La cyber security è uno dei settori più importanti per tutti i paesi, anche per l'Italia. Saper difendere il cyberspazio sarà sempre più importante per la sopravvivenza di persone, aziende, nazioni.